Ciao, mi chiamo Matteo Ratini e sono l'ideatore del Summit Scatta all'Avventura. Ti parlo di un progetto formativo online composto da un numero sempre crescente di video lezioni inedite sulla fotografia naturalistica e d'avventura, insegnate direttamente da rinomati esperti del settore che sicuramente già conosci e ammiri. Ho intervistato per te numerosi professionisti della fotografia outdoor per insegnarti come lavorano sul campo, creando così delle lezioni passo passo che potrai applicare facilmente qualunque sia il tuo attuale livello di esperienza. Quella che stai per vedere è una breve clip esclusiva tratta da una delle molte lezioni riservate incluse nel Summit, che copre generi come viaggio, paesaggio, avifauna, reportage, notturna, fauna, infrarosso, subacquea e molto altro. Se anche tu non vedi l'ora di raggiungere il tuo prossimo livello fotografico, d'ora in poi, grazie all'esclusiva collaborazione dei migliori fotografi naturalisti italiani, potrai finalmente imparare a suscitare e trasmettere le emozioni provate al momento dello scatto, cogliere l'attimo e immortalare l'azione del soggetto scelto, raccontare l'ambiente e la natura che ci circonda. Ti ho incuriosito? Vuoi sapere come sfruttare anche tu l'esperienza pluriennale dei fotografi professionisti che hanno deciso di aiutarti in questo percorso? Guarda la clip video fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questa opportunità esclusiva. Un'altra cosa che ti vorrei chiedere è l'importanza dell'etica nella fotografia naturalistica, quindi che cos'è che si può fare e cos'è che invece secondo te è meglio evitare di fare. Beh, allora, in un certo senso la risposta viene già anche dalle considerazioni precedenti, nel senso che fotografare un animale senza essere percepiti dallo stesso o fotografarlo inseguendolo di per sé è già un approccio eticamente diverso. Proviamo a pensare a tutti quegli animali, quegli ungulati come i camosci, i caprioli, i cervi, gli stambecchi che vivono fino a certe quote e che stanno affrontando un inverno alquanto duro, alquanto difficile. Allora, noi sappiamo che il movimento produce un consumo di calorie. Sappiamo che per recuperare le calorie consumate occorre assumerne attraverso il cibo. Allora, d'inverno c'è una situazione di scarsità di cibo, di temperature molto rigide, indebolimento, se vogliamo, dell'animale selvatico, e quindi nel momento in cui io mi sono messo in un capanno chiuso a morire di freddo a 20 sotto zero, guardando da un buchino, e se mi passa davanti un cervo lo fotografo, il mio impatto su quel cervo è pari a zero. Se io invece ho visto il cervo da 300 metri, ho cominciato a inseguirlo, lui ha visto me, ha cominciato a correre nella neve, affondando al garrese ad ogni passo per sfuggirmi, io lo sottopongo a uno stress e gli faccio consumare delle energie che d'estate magari sono una cosa non tanto bella da fare. In condizioni particolarmente critiche, come un inverno particolarmente duro come questo, diventa addirittura metterne in pericolo la vita. E quindi ovviamente a livello di etica correre dietro un cervo su per la montagna per fare una bella foto e farlo morire di fame, di freddo e di fatica, direi che non è una cosa da farsi. Questa etica in percentuale sul numero di persone che praticano la fotografia naturalistica e ribadisco che sto dicendo persone che praticano la fotografia naturalistica e non li sto chiamando fotografi naturalisti, perché oggi tutti si definiscono fotografi naturalistici, possibilmente almeno con un paio di PH al posto delle F, però poi nella realtà ci sono persone che non sanno riconoscere una quaglia da un fagiano e che stanno semplicemente seguendo un po', diciamo, una moda o comunque una tendenza che oggi, grazie al digitale, è diventato obiettivamente molto più facile. E praticare questo genere di fotografia, però il fotografo naturalista, per come lo vedo io, è una persona innanzitutto preparata e competente sui soggetti che va a fotografare,
Quindi conosce la fauna, non dico che deve sapere anche il nome scientifico, ma poco ci manca. Conosce la fauna, conosce le abitudini, sa se sta fotografando un uccello stanziale, sa se sta fotografando un migratore, che questa può essere un'altra differenza, perché io ricordo una volta, andavo a fare dei corsi di fotografia, di workshop fotografici in Mar Rosso. E mi ricordo che gli amici del diving che vivevano lì mi dicevano che in certe stagioni loro coi gommoni al largo talvolta recuperavano delle cicogne stremate e c'era una specie di piccolo centro di recupero in questo posto dove io andavo vicino a Sharm el Sheikh, perché raccoglievano talvolta questi animali stremati che non riuscivano ad arrivare fino alle coste nella loro traversata. E magari li trovavano morenti o comunque debilitati a pochi metri, a poche miglia dalla costa, perché quell'ultimo tratto non erano riusciti a farlo. Allora, supponiamo che quell'animale fosse riuscito invece ad arrivare proprio trascinandosi fino all'ultimo sul primo metro di terraferma. E lì, devastato, che attraversate, cioè, io arrivo, gli vado incontro, gli corro dietro per fargli le foto, sempre più da vicino, evidentemente quel po' c'aveva ancora un soffio di respiro, gliel'ho tolto io, l'ho fatto morire io. Se la stessa cosa la vado a fare al centro cicogne di Racconigi, per dire un posto in Italia abbastanza frequentato, lì queste cicogne sono, non dico allevate, ma quasi, sono diventate stanziali, vengono alimentate e tutto quanto, è ovvio che l'impatto è diverso. È altrettanto ovvio che è anche diversa la soddisfazione di aver fotografato un animale totalmente libero e uno che magari, pur essendo libero, però frequenta un posto dove sa che alla sera trova da mangiare perché ce n'è qualcuno che gliene dà. Al di là del fatto che comunque io faccio sempre una distinzione tra quelle che sono delle aree che con ipocrisia alcuni chiamano ambiente controllato, no? Che è un sinonimo di gabbia. Cioè quelli che vanno a fare le foto al Bayerischer Wald alle linci e poi scrivono foto fatta in ambiente controllato. L'ambiente controllato non esiste, esiste un animale libero di andare dove vuole o un animale in gabbia. La gabbia può essere più grande o più piccola, ma sempre gabbia è. Quindi che abbiano recintato una collina, che la gente vada a fare le foto ai lupi, alle linci e poi si faccia bella, guarda che foto ho fatto, va bene, è difficile. Sono stato anch'io al Bayerischer Wald anche 20-25 anni fa, la prima volta quando pochissimi in Italia sapevano cos'era e dov'era. Però ti devo dire che non è che perché c'è una lince in un recinto tu vai lì e fai la lince, quello lo fai allo zoo dove la gabbia è di 10 metri quadri. Lì a disposizione una collina recintata, puoi anche stare 3 giorni appostato e una bella foto di lince non farla. Però è diverso da una lince che gira per le foreste, che passa dalla Francia all'Italia, alla Slovenia, alla Svizzera, perché è un animale libero. Cioè, quando un animale ha le ali, o comunque alle zampe, se stiamo parlando di un mammifero, ed è libero di decidere se stare o non stare in un posto, lì è una questione di opportunismo dell'animale. Cioè, tu vai in Camargue a Pont-de-Gaux, ci sono miliardi di fenicotteri, miliardi ovviamente per modo di dire, è molto difficile fotografarli da vicino, tranne che in un posto che è un parco ornitologique. Si chiama Pont-de-Gaux, dove ci sono delle situazioni dove tutti i giorni comunque questi animali vengono foraggiati e quindi loro hanno trovato questa situazione favorevole, per cui al mattino arrivano, passano tutto il giorno negli stagni di questo posto anziché negli altri stagni che ci sono in giro, trovano più cibo che altrove e alla sera, quando viene il tramonto, partono in volo, tutti se ne vanno a dormire chissà dove da un'altra parte e ritornano al mattino dopo. Allora quella è una situazione opportunismo, così come in questo momento se tu vai nel fiume alla periferia di Torino ci sono decine di migliaia di gabbiani che svernano vicino a una grande città anziché stare in mezzo al mare perché evidentemente trovano cibo, rifiuti, temperatura più mite perché comunque la città scalda e in una periferia di una città c'è qualche grado in più che
in aperta campagna, e quindi, però lì è un opportunismo, non è una situazione che noi abbiamo creato. Quindi mi sono un po' dilungato, però secondo me era opportuno spiegare che questa etica di comportamento deve anche tenere conto di queste cose. Per tenere conto di queste cose bisogna che tu conosca che cosa stai andando a fotografare. Io impazzisco di rabbia, non è vero che impazzisco di rabbia perché oramai ne ho viste tante e non mi arrabbio più per niente, però quando vedo queste pagine su Facebook dove c'è uno, pagina fotografia naturalistica, c'è uno che pubblica una foto del passerotto strano di turno, ehi raga, secondo voi che cosa ho fotografato? Ma porca miseria, ma lo devi chiedere su Facebook? Cioè, documentati. Io posso capire che uno non deve sapere tutto e deve imparare delle cose, ma ci sono altri modi di imparare. Cioè, c'è il modo di cercare su un libro di ornitologia, c'è il modo di documentarsi, di cercare delle immagini. Non si può andare a dire sparo, poi arrivo a casa e chiedo, perché non c'ho neanche voglia di mettermi lì a guardare, chiedo, ci sarà uno che lo sa e mi risponde. E questo purtroppo è l'80% di quelli che si definiscono fotografi naturalisti oggi, poi sono questi personaggi. Ehi, hey, ti è piaciuta l'anteprima esclusiva di una delle tante lezioni riservate contenute nel Summit Scatta all'Avventura? Ti ha insegnato qualcosa di nuovo o fatto riflettere sul tuo attuale approccio alla fotografia naturalistica o d'avventura? Se non vedi l'ora di raggiungere, una volta per tutte, i tuoi obiettivi fotografici grazie agli insegnamenti diretti dei migliori professionisti del settore, ti trovi nel posto giusto al momento giusto. Fai subito clic sul link che trovi sotto questo video per iniziare un nuovo affascinante percorso su misura per te che rimetterà in discussione tutto quello che pensavi essere vero sulla fotografia naturalistica e d'avventura. Quasi dimenticavo, le registrazioni al Summit sono attualmente chiuse al pubblico, ma avendo guardato questo video fino alla fine, hai scoperto un link privato con cui potrai richiedere l'accesso immediato ai contenuti riservati senza doverti iscrivere alla lista di attesa. Cosa aspetti? Clicca adesso sul link qui sotto ed inizia subito a migliorare sfruttando l'esperienza pluriennale di chi fa questo di lavoro. Approfittane ora!